Ciao a tutti ed eccoci qua nella cucina di Guido. Facciamo subito una bella ricetta nutriente che si avvicina a Natale. Possiamo anche farla sotto queste belle festività natalizie. Allora, io oggi vado a fare una lasagna versione in bianco con gli ingredienti, con l'imbottitura di ricotta, provola, salsiccia e per ultimare dei bei funghi porcini. Ok, andiamo subito con gli ingredienti e con il procedimento. Gli ingredienti di oggi sono i seguenti. Allora, della salsiccia, le lasagne, quelle fresche, un po' di provola, pecorine del formaggio grana, dei funghi porcini e della ricotta. Poi abbiamo l'olio, sale e pepe. E poi dopo gli ingredienti per la besciamella ve li dico dopo. Ok, andiamo subito con il procedimento. Allora, in una padella mettiamo uno spicchio d'aglio con l'olio, ecco qua. L'aglio ha scaricato il suo profumo nell'olio e adesso andiamo a buttarci i porcini. Chiaramente questi sono porcini congelati, però sono quelli che ho trovato io quest'annata, 2021, settembre-ottobre 2021. Intanto che i porcini stanno cuocendo, noi andiamo a togliere il budello alla salsiccia. Togliamo il budello e poi lo sbricioliamo in padella. Ecco qua. Tagliamo per traverso, fate attenzione con il coltello. Togliamo tutto il budello e lo facciamo a pezzettini. I funghi sono pronti. Ecco, adesso prendiamo i funghi e li trasferiamo in un recipiente. Nella stessa padella dove abbiamo fatto i funghi aggiungiamo giusto un goccio d'olio e andiamo a metterci la salsiccia sbriciolata. Facciamo rosolare un attimino finché non prende un bel colore. La salsiccia è quasi pronta. Allora, prima mi sono dimenticato di dirvi negli ingredienti un mezzo bicchiere di vino bianco. Andiamo a far sfumare il vino. L'alcol del vino ha evaporato tutto. Facciamo anche questo passaggio come abbiamo fatto con i funghi. Prendiamo tutto la salsiccia e mettiamolo in un recipiente. Allora, in un'altra pentola mettiamo un 50 g di burro, 60 g di burro. Facciamolo sciogliere. Allora, il burro si è sciolto. Andiamo a metterci la farina. Allora, in 1 litro di latte 6 cucchiai di farina. Spostiamo dal fuoco e facciamo incorporare il burro con la farina. Il latte, 1 litro di latte. Ok, un po' di sale e ci mettiamo un po' di noce moscata, giusto per dare quel po' di profumo. Adesso non ci resta altro che farla addensare. Deve essere né troppo liquida e né troppo densa, densa. Adesso le faccio vedere subito. Ecco qua, la besciamella è pronta. Adesso vi faccio vedere la densità come la faccio io. Chiaramente
Se qualcuno non la vuole fare, la può comprare già fatta, però vi garantisco che questa è tutta un'altra cosa. Allora, io la besciamella deve essere questa densità, vedete? Né troppo liquida né troppo densa, giusto che scivola bene negli ingredienti, che poi dopo si va a solidificare durante la cottura. Ecco qua. Allora, iniziamo a riempire la nostra teglia. Per la lasagna. Io ho scelto questa qua da rettangolare. Ecco qua. Andiamo a farci una base di besciamella. Così in questo modo non c'è problema di che si attacca sotto. Mettiamo il primo strato di lasagna. Allora, questa è una lasagna già fatta fresca che si vende in qualsiasi supermercato. Poi dopo andiamo a metterci la ricotta. Andiamo a dividerla in tutta la sua superficie. Ecco qua. Poi andiamo a metterci la salsiccia, vedete? Tutta a pezzettini. Poi andiamo a metterci i porcini. Poi fate in modo che va un po' in tutta la superficie. Della lasagna, così poi ci vado a mettere la provola, questa favolosa provola di avere qui a disposizione questa formidabile provola, e poi andiamo a metterci un po' di parmigiano. È tutta bianca, è come la neve. Poi prendiamo la besciamella e ci facciamo uno strato così. Giusto velocemente. Poi andiamo a chiudere. Allora, se la lasagna l'avete messa per questo lato, il secondo passaggio la mettete così, tutto il contrario. Prendete le misure, ecco qua, vedete? Il solito passaggio che abbiamo fatto nel primo. Ricotta, anche il secondo strato è stato quasi completato. Vi garantisco, mamma mia, questi porcini li mangerei proprio su una bella bruschetta. Chiaramente, se non avete a disposizione i porcini, potete fare con un altro tipo di fungo, però adesso i porcini si trovano anche nei supermercati, quelli già congelati, diciamo. Guardate che bello, eh? Fate questa ricetta perché è veramente squisita. Parmigiano. Allora, io il pepe non glielo metto perché già è nella salsiccia, quindi non lo metto. Guardate che bella. Adesso andiamo a mettere tutto il contrario e via, così via. Mettiamo, questo lo facciamo un po', ecco. Allora, siamo quasi alla fine, quello centrale lo facciamo un po' più, diciamo, con un ripieno molto più, ecco, più sostanzioso. Ecco qua, siamo giunti all'ultimo strato. Ecco qua. Allora, la salsiccia, questi bei porcini. Olè, guardate qua, va, via. Anche i porcini. Vedete?
È di vostro gradimento? Una passatina, ultima passatina di besciamella, e dopo andiamo a spalmare. Ecco qua, con l'ultimo strato. Ecco qua, abbiamo completato la lasagna con l'ultimo strato, adesso stiamo spargendo la besciamella. Ma cos'è, una torta? Come la possiamo chiamare? Un tiramisù bianco, questo è un tiramisù bianco, non è una lasagna. Guardate che bello, guardate che bello. Ma dopo vi faccio vedere com'è venuto all'interno. Ecco qua, adesso mettiamo giusto qualche pezzetto. Una bella grattugiata di formaggio di grana. E voilà! Il nostro tiramisù è pronto. Guardate che bella lasagna, questa è versione in bianco. Adesso andiamo a infornare a 180 per almeno mezz'ora, 30-40 minuti. Poi vediamo a occhio. Sono trascorsi quasi 40 minuti. Guardate, guardate che colore. Un po' di crosticina sopra. Ed è perfetta, ancora fumante. Adesso aspetto un attimino che si raffredda un pochettino, giusto per tagliarla e per assaggiarla. Guardate l'interno di questa lasagna com'è favoloso. Tutto compatto, omogeneo, la salsiccia, i funghi, la ricotta, la besciamella e la provola che si è sciolta. Un colore favoloso. Siamo arrivati al termine di questa ricetta. Guardate che bella. Che dite? Guardate che bel colore. Ha fatto una doratura sopra proprio con quel po' di crosticina, proprio ideale per una lasagna perfetta. Allora, io adesso ad assaggiarla, perché non ho mangiato oggi. Quindi questa è una ricetta che potete fare anche a Natale, perché veramente è buona. Ma guardate che bella. Ah, mamma mia. Buonissima. Ok, se vi piace questo mio piatto di oggi, iscrivetevi al canale La Cucina di Guido, mettete un bel like, fate un commento, come volete voi, io accetto di tutto. E ricordatevi sempre di evidenziare sopra la campanellina, così sarete sempre aggiornati per i prossimi video che io metterò sul canale. Ok, grazie e ci vediamo alla prossima. Ciao!